Porto di Napoli, quinta edizione di Napoli, città del libro, salone del libro e dell'editoria che sta per cominciare. Ci sarà un alzabandiera, un taglio del nastro con il sindaco di Napoli e poi è tutto pronto per questa grande kermesse qui alla stazione marittima. Abbiamo sentito Alessandro Polidoro e Rosario Bianco, i due presidenti che sono qui. Si attende per questo ennesimo grande evento che vede Napoli protagonista, ve ne daremo conto ovviamente delle nostre rubriche. I saluti dell'ambasciata della Repubblica d'Albania in Italia. Quest'anno Albania città ospite, paese ospite d'onore. Di sindaco di Napoli Gaetano Manfredo, editore Rosario Bianco, per favore potete venire qui all'ombra. Partita l'inaugurazione con il taglio del nastro e questo è uno dei padiglioni che ospita ovviamente da oggi e per tutto il weekend la quinta edizione del Salone del Libro di Napoli. Al Salone del Libro a Napoli non poteva mancare Roggiosi Editore, ci si aspetta una grande edizione. Certo, diciamo che in questi 5 anni il Salone sta crescendo sempre di più, l'anno scorso ci sono stati numeri importanti e ci auguriamo ancora più visitatori dello scorso anno. Ovviamente come Roggiosi Editore, insomma una delle case editrici che organizzano proprio il salone, aspettiamo i lettori, insomma abbiamo diverse presentazioni, diversi eventi e quindi ci auguriamo di incontrare tante persone. Il messaggio è: un buon libro è sempre un ottimo compagno di... Sempre, assolutamente. Oggi è il primo giorno della quinta edizione di Napoli Città Libro alla stazione marittima, fino a domenica qui con tanti editori, tanti eventi, tante persone, non vediamo l'ora di accogliervi, vi aspettiamo.